Io sono Lorenzo Tesini, sono il professore spagnolo, il direttore della scuola, il problema la stiamo e il delegato della dottoria sociale per la diocesi di Verona. Allora, benvenuti al corso 2020-2021 della scuola. Siamo tutti convinti, perché siete molto convinti di una cosa. Benissimo. Allora, vi presento un po' velocemente chi siamo. Avremo una riferita da mail, abbiamo strutturato un po'. Mettiamo sempre per stare il confine. Cosa cambia? Ah, perché non sono collegate qua? Sono collegati. No, dico che sono collegati. Non ho preso quello che vediamo un po'. Però appunto subito dopo ci sarà ci sarà anche la consegna degli attestati per il corso ci sarà appunto sempre qui più ampio perché dopo sono quelle col Bluetooth mi ha detto faremo appunto il primo laboratorio ce l'ha. Esperto in comunicazione, dopo si presenterà anche per conto suo, è uno dei coordinatori della scuola, ma anche l'altro coordinatore che è il professor Giovanni Presano, che arriverà a aprile perché ha un impegno professionale appunto a scuola che verrà aprile. Come si è, avete visto alcuni tutor che ci sono, da Claudia. La nostra esperta in social, poi ci sono altri che vi faremo conoscere e che dopo si presenteranno. E nella seconda parte anche vi presenterete anche voi, va bene? Così vi faccio. Benissimo, la lezione di oggi volevamo partire proprio nel dare uno sguardo un po', diciamo, ampio, va bene? E secondo me è importante che la collocazione avvenga nella misura in cui abbiamo perlomeno alcuni piani di lettura. E allora abbiamo chiesto al professor Verzé di darci un po' queste chiavi di lettura a livello di fronte a uno scenario geopolitico internazionale, mondiale, che peraltro appunto è molto in evoluzione. Beh, la crisi della democrazia è obiettiva. Anche i partiti populisti fondamentalmente dicono questa cosa. Serve ancora andare a votare? Serve ancora? Serve ancora il parere di ciascuno? Serve ancora una rappresentanza? Beh, insomma, noi lo scriveremo anche nella newsletter che comunque vi arriverà. Va bene? Noi abbiamo appena eletto, va bene, un senatore, va bene? E che ha preso il posto dell'amico Stefano, che in paradiso sicuramente, e però a Verona è stato eletto a Verona, non si è mai fatto vedere una volta. Che democrazia è stata Verona? Non si è mai fatto vedere una volta, va bene? Per cui, appunto, che esercizio di democrazia, cosa vuol dire appunto rappresentanza? Sono questi un po' i temi su cui ci confronteremo. Perlomeno nella prima parte del corso di quest'anno, proprio per individuare anche gli elementi di crisi. Va bene? E allora ecco il professor Stefano Verzé, esperto di geopolitica, anche lui giornalista, docente, insomma, a Verona è anche abbastanza conosciuto, anche questo bisogna dirlo. E noi siamo molto contenti che tu, che sia tu in qualche modo a iniziare la scuola. Un grande onore. Posso togliere? Assolutamente. Grazie sì. Mille. Vediamo se funziona. Sono ancora negativo. Questo dovrebbe essere una garanzia, una tutela per tutti, almeno fino a ieri. Oggi non so, davvero. Buonasera. Iniziamo questo corso. Ho la responsabilità, sentite bene, vero? Tanto Laura non è grande, di iniziare il corso offrendo possibilmente un panorama geopolitico internazionale.
Oggi è un compito molto più difficile che in passato, perché oggi non siamo davanti ad uno scenario, ma a tanti scenari. La situazione è molto frastagliata, oserei dire caotica. Facciamo un piccolo salto indietro, alla fine della guerra fredda, quando il comunismo crolla. Beh, fino a quel momento, dalla seconda guerra mondiale, quindi diciamo fino alla fine degli anni Ottanta, il mondo era sostanzialmente bipolare ed era facile rappresentare gli scenari geopolitici internazionali, perché si stava o di qui o di là. Una semplificazione, ma abbastanza corrispondente alla realtà, e chi non sceglieva, prima o poi, salvo eccezioni, era costretto a scegliere. Perché gli schieramenti erano netti e per sopravvivere in quell'ordine internazionale la scelta andava fatta. Ma era una scelta binaria, appunto, o di qua o di là, e quindi facilmente spiegabile. Due sistemi che si contrapponevano dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista dei valori, dei principi, l'Occidente con la democrazia, il liberismo, i principi liberali, e poi il mondo comunista invece che aveva una struttura socio-politica ma anche culturale completamente diversa rispetto ai principi cardine della liberal democrazia, che tra l'altro si è affermata in Occidente in maniera generale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché l'Occidente proveniva da esperienze assolutamente antidemocratiche, si pensa ad esempio al nazismo, al fascismo, insomma tutto quello che è accaduto nel XX secolo, per non parlare dei secoli precedenti. Quindi la democrazia, anche per l'Occidente, democrazia che ha avuto comunque un'evoluzione storica importante, c'è chi la fa partire dalla Magna Carta inglese, ma senza andare così lontani. Comunque la democrazia ha avuto un suo excursus storico che ha portato ad una piena realizzazione alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lo stesso Stato liberale ottocentesco era liberale, ma non democratico. Democrazia vuol dire tante cose di più. Vuol dire separazione dei poteri, vuol dire il superamento del concetto di nazionalità con quello di cittadinanza. Quindi uno Stato democratico non è lo Stato soltanto di chi in quello Stato è nato, discende da abitanti del passato. No, lo Stato è di coloro che hanno la cittadinanza, quindi viene superato anche il concetto di etnia, di religione, di riferimenti culturali, appunto il cittadino che sostituisce quello che prima era il suddito o comunque il membro di una comunità. Si potrebbe anche dire che la democrazia ha superato il concetto di popolo per sostituirlo con quello di un insieme di individui, i cittadini. Certo che hanno i loro riferimenti culturali, quindi non è che il popolo venga meno, ma viene meno in termini fortemente identitari, in termini appunto di radici legate al passato, in termini di lingua, in termini di cultura. Noi siamo italiani perché? Perché siamo bianchi, cristiani, perché discendiamo appunto da italiani che hanno sempre vissuto qui. Questo era il concetto di nazione, intrinseco anche allo Stato liberale. Con la democrazia questo viene superato, ma viene superato anche il concetto del potere del Parlamento, cioè il Parlamento, per quanto sovrano sia, perché scelto dai cittadini o eletto, ha poteri limitati. Quindi il popolo esercita la sovranità, ma nei limiti della Costituzione. Quindi c'è un organo, la Costituzione, un tribunale delle leggi, che può cassare, annullare le leggi varate da un Parlamento che è stato scelto dal popolo. Quindi cos'è la democrazia? La democrazia, appunto, è separazione di poteri, è bilanciamento dei poteri. Chi viene eletto ha potere e autorità, ma tanta quanta ne deve avere chi non viene eletto, perché magari rappresenta un organo di garanzia. La democrazia è un organo, è una struttura, è un insieme di organi, è un organismo complessivo, complesso, difficilmente realizzabile e anche molto delicato. Ha un software che, non trova facile applicazione, proprio perché si regge su equilibri molto difficili, molto delicati, e anche in parte innaturali,
Perché mai, ad esempio, un Parlamento elettivo dovrebbe soggiacere alle sentenze di un tribunale, la Corte Costituzionale, che non è stata direttamente scelta dai cittadini? E in tutte le democrazie c'è una Corte Suprema, un Tribunale Superiore che giudica le leggi. Come? Io sono stato eletto dal popolo, rappresento il popolo, quindi devo avere pieni poteri. No, questa non è democrazia. La democrazia è fatta di momenti elettivi, ma anche di momenti non elettivi, di organi diversi, con funzioni e ruoli diversi, tutti ugualmente importanti nel loro ruolo. Non sono concetti semplici. Infatti anche oggi la democrazia non è diffusa nel pianeta, è minoritaria, e se guardiamo la storia, esperienze democratiche sono state veramente molto, molto limitate. Però dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Occidente si è retto su questi sistemi democratici, basati su questi meccanismi molto complessi: cittadinanza, riconoscimento dei diritti, superamento della nazione, corti costituzionali, separazione dei poteri, uguale sottoposizione dei cittadini alla legge, un insieme appunto di principi e di valori, oltre che di un sistema economico chiamato libero mercato. Beh, l'Oriente, il comunismo, invece rappresentava una visione antitetica, era una riproduzione delle tipiche esperienze autocratiche che hanno invaso la storia dell'umanità da sempre, e quindi tutto ciò che valeva per la democrazia dall'altra parte invece non valeva, quindi non c'era separazione di potere, c'era un forte nazionalismo, ovviamente chi aveva il potere non era sottoposto a nessun controllo, a nessun vincolo, e quindi era semplice anche dare una valutazione complessiva degli scenari mondiali, perché la linea di frattura era enorme, o di qua o di là, nessuno poteva confondersi. Cosa succede poi alla fine con l'avvento di Gorbaciov in Unione Sovietica, con il crollo dell'Unione Sovietica, con il crollo di tutti i regimi comunisti dell'Europa dell'Est? E succede che sembra che la storia sia finita, si diceva allora. Stiamo parlando di circa 30 anni fa, perché i principi, i valori, la cultura, l'economia occidentale sembrava aver vinto e spazzato via ogni possibilità di alternativa. Una vittoria non sul campo militare, ma una vittoria culturale, una vittoria politica, una vittoria ideologia, una vittoria ideologica, per, diciamo, quasi inerzia, per oggettiva superiorità di funzionamento del sistema occidentale rispetto a quello comunista dell'Est. E quindi una vittoria quasi ineluttabile, una vittoria che non poteva non essere. Appunto, la fine della storia, la fine delle contrapposizioni, finalmente ha vinto il bene, finalmente ha vinto la giustizia, finalmente ha vinto un sistema che era destinato a vincere perché intrinsecamente superiore sul piano valoriale, sul piano dei meccanismi di funzionamento, sul piano della distribuzione del benessere, da ogni punto di vista. E quella sembrava essere la parola definitiva dell'evoluzione degli eventi, diciamo, umani. Nel XX secolo, 1990, crolla il comunismo. Bene, avviamoci verso questa pacificazione universale, questo irenismo globale, questa assenza di conflitti e di contrasti, in maniera assolutamente imprevista, senza aver dovuto combattere una guerra, senza che ci sia stato uno scontro militare. Se qualcuno che nel 1990 faceva, diciamo, certi discorsi, certe analisi, o certe anche previsioni, si trovasse adesso a rivedere i nuovi scenari, insomma, rimarrebbe non sorpreso ma duramente colpito, perché poi le cose invece sono andate in maniera completamente diversa. E cioè oggi, che siamo nella terza fase, sta succedendo qualcosa di incredibile. Libertà e democrazia contro il comunismo, prima. Vince il sistema liberal democratico, destinato quindi a durare eternamente. No, ci troviamo 20 anni dopo circa, quindi diciamo attorno al 2010, dopo la vittoria del sistema liberal democratico, a delineare scenari completamente diversi e assolutamente imprevedibili, perché ci troviamo di fronte a un declino della democrazia. Occidente diventa un nome profetico
non soltanto dal punto di vista geografico astronomico, ma anche dal punto di vista culturale, cioè l'Occidente è in una fase di decadenza, non soltanto sul piano economico, ma soprattutto sul piano valoriale, dei principi, di quei valori del costituzionalismo liberale che sembravano essere inamovibili, che sembravano essere irrinunciabili, che sembravano essere finalmente il risultato di un processo storico che non sarebbe più cambiato. Perché? Perché mettevano al centro la persona, al centro l'individuo, e quindi l'individuo, ciascun individuo, si sarebbe dovuto riconoscere pienamente. No, ci troviamo oggi in piena crisi di quei valori. Quindi quando si parla di Occidente, si parla di declino, di tramonto. Il sole tramonta ad Occidente, ecco, l'Occidente oggi è questo. Ma cosa è successo? Ed è un fatto molto importante anche per capire i nuovi scenari internazionali. La terza fase, appunto, cosa è successo? È successo che quella struttura, quell'ordinamento molto fragile che si chiama democrazia, ha iniziato a vacillare. Perché? Perché la democrazia, proprio perché è un sistema fragile, ha bisogno di essere continuamente sostenuto, alimentato, irrorato, e si è sempre basato, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, su una situazione, su un patto di scambio tra libertà e giustizia. Cioè, il cittadino nel mondo occidentale si sentiva pienamente se stesso e quindi si sentiva una cittadinanza a pieno titolo nel mondo democratico occidentale, perché comunque il sistema gli garantiva benessere, un tenore di vita elevato, gli garantiva prospettive positive per il futuro, di miglioramento, di crescita. Era un contesto in cui la temperanza istituzionale era automatica. Sì, c'erano scontri, ci sono state le Brigate Rosse in Italia, ci sono stati molti fenomeni che hanno cercato di attaccare, aggredire, però sempre contenuti, nonostante certi effetti singoli molto importanti, vedi gli attentati, vedi gli atti avversivi, ma il sistema ha sempre tenuto nelle sue fondamenta. Ha sempre tenuto perché sostanzialmente è rimasta la temperanza istituzionale basata su questo patto. Cos'è la temperanza istituzionale? Qualcosa che va oltre le regole scritte. È un rispetto automatico di accettazione, magari di dura polemica, ma non di scontro frontale e mortale con l'avversario, che mina la possibilità di sopravvivenza della democrazia. Facciamo un esempio, gli Stati Uniti d'America. Beh, negli Stati Uniti, repubblicani e democratici, pur nelle rispettive posizioni, hanno sempre agito in pieno rispetto e riconoscimento dell'avversario politico. Negli Stati Uniti il bilanciamento dei poteri è sempre stato fondamentale. Il Senato, che ha composto di 100 membri, due per ogni Stato, beh, doveva essere la Camera di rappresentanza dei singoli Stati. Negli Stati Uniti, nell'Ottocento e all'inizio del Novecento, non c'erano limiti per i senatori di prendere la parola per fare ostruzionismo nei confronti delle leggi votate dalla Camera. E quindi un senatore poteva bloccare anche il procedimento legislativo. Ma raramente si oltrepassavano i limiti, appunto perché già allora c'era l'idea di una temperanza istituzionale. E quando il Senato ha ecceduto in questi poteri, beh, è intervenuta una legge che limita i poteri di intervento dei senatori, e quindi c'è un limite ai loro interventi, anche temporale. Così come il limite del doppio mandato per il presidente degli Stati Uniti. Beh, anche questo rientrava in una prassi, in un'accettazione di tutti i presidenti, finché Roosevelt poi non è stato rieletto più volte, ha oltrepassato il secondo mandato. Ecco quindi che negli anni 50 un emendamento della Costituzione americana ha limitato rigorosamente a due i mandati presidenziali. Se un presidente nominava un giudice della Corte Costituzionale anche verso la fine del suo mandato, comunque il partito di opposizione non ostacolava la nomina di questo giudice della Corte Suprema. Era prassi istituzionale rispettare l'avversario, quindi anche un Senato, a maggioranza diversa da quella che sosteneva, diciamo, diversa dalle forze politiche, dal partito
che sosteneva il presidente, comunque il Senato si autolimitava. Trump ha nominato un giudice della Corte Suprema sgradito al Senato. Oggi non c'è problema perché in Senato c'è una maggioranza repubblicana, lo stesso partito di Trump. Ma se al Senato ci fosse una maggioranza democratica, comunque avrebbe accettato. Là il grande cambiamento è avvenuto 4 anni fa, quando Obama in marzo decise di nominare un giudice della Corte Suprema e da marzo in poi il Senato americano si rifiutò addirittura, che all'epoca era a maggioranza repubblicana come oggi, di istituire le commissioni parlamentari per discutere della nomina. Oggi che Trump ha nominato un nuovo giudice della Corte Suprema, beh, per i democratici questo è un attentato durissimo alla Costituzione americana. Poi di fatto sono in minoranza al Senato e quindi, a meno che non ci sia la defezione di qualche repubblicano, non riusciranno a bloccare la nomina. Questi scontri fino a 4 anni fa erano inesistenti. Dalla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, negli Stati Uniti ha iniziato a venir meno la temperanza istituzionale, con scontri durissimi tra i due partiti. Il confronto Biden-Trump, anche quello di ieri sera, è andato ben oltre i limiti dei vecchi confronti, dei vecchi dibattiti, ma non soltanto a livello di massimi rappresentanti, il presidente e il candidato alla prossima presidenza, ma anche a livello popolare, a livello generale. I gruppi armati negli Stati Uniti ci sono sempre stati, perché la diffusione delle armi è enorme, ma erano comunque sempre fenomeni controllati. Oggi lo scontro si sta alzando molto di livello e questo impressiona in un contesto quale quello americano. Sono venute meno le regole? No, non sono venute meno le regole. Qualcuno ha violato la Costituzione? Nessuno ha violato la Costituzione finora. Però è indicativo il venir meno della temperanza istituzionale. Adesso non c'è il tempo, ma se noi analizzassimo quello che è successo in Cile nel 1973, quando avvenne il colpo di Stato contro Salvador Allende, anche lì vedremmo tutte le premesse che hanno portato allo scontro. Se una volta, comunque, i cambiamenti di regime o gli abbattimenti anche di tentativi di democrazia avvenivano con colpi di Stato in maniera cruenta, violenta, evidente. Oggi non è più così. C'è un processo lento, graduale di erosione della democrazia. In Turchia, Turchia che non è mai stata una democrazia, ma Erdogan, che ha il potere di fatto da 20 anni, da quando iniziò la sua carriera politica come sindaco di Istanbul, ha eroso gradualmente e lentamente, sempre nel pieno rispetto della legge, i precedenti poteri istituzionali, che non erano democratici, ma sicuramente molto più garantisti di quelli esistenti oggi in Turchia. Erdogan è stato eletto con maggioranze bulgare, insomma, è arrivato ad avere anche quasi la maggioranza assoluta dei votanti e comunque con il sistema elettorale turco la maggioranza qualificata dei seggi in Parlamento. Con questa maggioranza ha cambiato la Costituzione come ha voluto, nel rispetto formale della legge. Poi l'ha fatto approvare, ha fatto approvare la riforma anche con un referendum e quindi con il sostegno popolare. Si potrebbe dire, beh, operazioni assolutamente democratiche. No, assolutamente antidemocratiche, perché nel momento in cui chi ha il potere legittimo, perché votato, lo esercita contro principi di distribuzione dei poteri, riconoscimento dei diritti, per l'affermazione di sé o di una parte politica che reprime i diritti dell'opposizione in Turchia, oggi avvocati, magistrati, scrittori, professori in carcere, giornali chiusi, non esiste più alcuna forma di libertà. Eppure si può fare un'accusa tecnica specifica alle modalità con cui Erdogan ha preso il potere? No. Lui ha intaccato, non una democrazia, torno a ripetere, però degli equilibri, dei meccanismi istituzionali che erano molto più garantisti di quelli di oggi, in maniera formalmente impeccabile. Ma così facendo ha distrutto sostanzialmente i vecchi equilibri, proponendone di nuovi, attraverso una forte ispirazione ideologica e dogmatica all'islamismo, al fondamentalismo islamico, che in Turchia è diventato il nuovo collante ideologico. Infatti in Turchia il riferimento è proprio al sultanato. La Turchia di oggi vuole essere una riproposizione,
lente e graduale nel tempo del vecchio impero ottomano. Ecco quindi anche questo attivismo di Erdogan nelle varie guerre, in Libia, in Siria, vicino alle coste con Cipro, in Nagorno-Karabakh, perché ha bisogno di questo nazionalismo, un bisogno disperato e esasperato. La narrazione di Erdogan della realtà politica all'interno della Turchia è sempre stata quella basata sulla minaccia esterna, sul complotto, dobbiamo difenderci, siamo attaccati, siamo aggrediti, e quindi ogni evento bellico è un'occasione fondamentale, inevitabile, assoluta per riaffermare la propria narrazione, quella che gli ha permesso di prima raggiungere il potere e poi di consolidarlo, anche se, ripeto, dal punto di vista formale, critiche, attacchi a Erdogan non se ne possono fare. Lui dice: mi ha scelto ripetutamente il popolo, non risultano brogli, probabilmente i brogli non ci sono stati, poi ha cambiato la Costituzione sulla base della legge esistente e ha fatto approvare la nuova Costituzione con un referendum. Ma è appunto il contenuto della nuova Costituzione che è violentemente antidemocratico, anche se sostenuto per assunto dalla totalità della popolazione. Perché appunto democrazia vuol dire bilanciamento dei poteri e non attribuzione di poteri assoluti anche a chi avesse i consensi del 100% della popolazione. Un politico che andasse al potere con il 100% dei consensi, in base a questo facesse quello che vuole, proprio perché ha avuto il 100%, sarebbe un politico altamente antidemocratico, secondo il concetto di democrazia occidentale, secondo la definizione di democrazia così come l'Occidente l'ha conosciuta, cioè di liberal democrazia, la democrazia costituzionalistica. Ma potremmo fare tanti altri esempi. In Russia Putin, insomma, in Russia prima l'impero zarista, poi il comunismo, poi è arrivato Putin, quindi all'insegna di un'assoluta continuità. Ma anche Putin gode di una legittimità popolare indiscutibile. Possono esserci stati brogli in Russia, adesso il suo consenso è calato, però sicuramente è andato al potere ed è rimasto lungo il potere con un ampio, vastissimo consenso popolare. Lukashenko lo stesso in Bielorussia, adesso è caduto in disgrazia, ma originariamente. Chavez in Venezuela, con la sua proposta di trasformazione dello Stato a vantaggio delle classi più deboli, è stato sostenuto dalla popolazione. Si può parlare di democrazia per questo? Assolutamente no. Orban, primo ministro dell'Ungheria, nel 1989 era sulle barricate contro il comunismo e per la liberal democrazia occidentale. Poi, dal 2010 in poi, ha capito che il vento soffiava in un'altra direzione e ha cambiato completamente la propria posizione e la propria visione politica. Ma anche Orban non ha intaccato le leggi. In Ungheria oggi non c'è libertà di stampa. Attraverso un complicato e complesso sistema di finanziamento degli organi di informazione e di controllo della pubblicità, quindi gli organi di informazione contro Orban non hanno, non solo non hanno vita facile, non hanno vita, e quindi anche l'Ungheria si sta, ossia già ormai atrofizzata, in un contesto politico ordinamentale che non si può più definire democratico. La stessa Polonia, con l'assoggettamento della magistratura al potere politico, ecco quindi il venir meno della separazione dei poteri. Tutti esempi in cui la democrazia viene erosa lentamente, gradualmente, in maniera impercettibile. Perché? Perché appunto questa trasformazione avviene sulla base di un concetto. Il popolo si è espresso in un modo, quindi coerentemente dobbiamo dar seguito a questa indicazione, a questa scelta politica popolare. Ma se nella democrazia il momento elettorale è fondamentale, non è l'unico momento. Cioè in democrazia chi viene scelto, chi viene eletto non potrà mai avere pieni poteri o poteri illimitati. Avrà sempre poteri limitati dalla Costituzione, dagli organi di garanzia, dai burocrati che non sono stati eletti, ma che rappresentano autorità di controllo. E tutto questo deve essere basato su un patto sociale, libertà, uguaglianza, redistribuzione della ricchezza, che ha nella temperanza istituzionale e nel riconoscimento dell'avversario politico e di ciò che è diverso un punto cardine imprescindibile.
In Occidente, quindi, cosa è venuto meno? È sostanzialmente venuto meno questo patto fondativo della democrazia. Con la crisi economica del 2008, oggi con la pandemia, con le ingiustizie che dilagano, la corruzione, la mancanza di prospettive, la povertà, la disoccupazione, il patto sociale democratico viene meno. Perché un cittadino italiano, francese, tedesco, spagnolo dovrebbe ancora credere nella democrazia quando è disoccupato, quando non ha prospettive, quando la sua vita ormai si sta spegnendo nel nulla? Anzi, in questo contesto diventa molto più rassicurante l'idea dell'uomo forte che generalmente non risolve i problemi, ma trova delle scorciatoie per far credere al cittadino che quella sia la risposta. Ha fatto così Erdogan, ha fatto così Orban, ha fatto così Kaczynski, fa così Putin. È una linea che viene contestualizzata in maniera diversa, ma che ha lo stesso software, che ha lo stesso procedimento formale in tutto il mondo. È così in Cina, è così in Iran, è così in tutte le autocrazie mondiali. Cioè il meccanismo è questo: insicurezza, inquietudine sociale, mancanza di prospettive. Tutto questo, beh, dipende da fattori complessi, difficilmente affrontabili. Si pensi al Venezuela, quello che ha fatto Chavez, ad esempio. Io ho la risposta a tutto questo, ma qual è la risposta dell'aspirante autocrata? È una risposta in genere semplicistica, è una risposta che vede il problema in complotti internazionali, in aggressioni, in minacce, a cui tutti si riferiscono. Per Erdogan, quali sono questi complotti e queste minacce? I curdi, innanzitutto, ma anche i contrasti all'interno del mondo musulmano sunnita. Adesso sta intervenendo in Nagorno-Karabakh aiutando l'Azerbaigian a bombardare gli armeni. Perché? Perché gli armeni sono comunque una minaccia per la Turchia. C'è sempre questa idea, il nemico esterno che impedisce a noi turchi, che in realtà saremo grandi, forti e prosperi, di avanzare come meriteremo. Non è una risposta, però in questo modo il popolo, che si sostituisce al cittadino, o meglio ai cittadini, si sente galvanizzato, rafforzato e crede in questa ideologia nazionalistica che fa da collante al consenso popolare del leader, che si basa su questo. Ecco perché Erdogan ha disperato bisogno di una riproposizione continua dei conflitti. L'abbiamo trovato in Libia, in Siria, in Nagorno-Karabakh, ovunque, assolutamente, è fondamentale. Ma se noi guardiamo chiunque ha costruito il proprio potere con queste logiche, è partito dall'affermazione di minacce, complotti, aggressioni interne o esterne contro le quali bisogna fare scudo, perché i nostri problemi vengono da lì. Ad esempio in Ungheria qual è la principale minaccia propagandata da Orban? Beh, l'ebraismo, gli ebrei. Se ancora oggi nel 2020 c'è un grande complotto giudaico, non sono mie parole, se andiamo in Ungheria lo sentiremo ripetere continuamente, contro l'Ungheria. Andiamo in Polonia, no, lì il problema non sono gli ebrei, lì il complotto e la narrazione è contro i musulmani. Se noi andiamo in Polonia non troviamo un musulmano, nemmeno se andassimo a cercarlo dettagliatamente, minuziosamente, eppure la propaganda di regime ha fatto credere alla popolazione che c'è un'invasione islamica alle porte, una narrazione diversa da quella ungherese, perché in Ungheria la minaccia e il terrore è rappresentato dagli ebrei, in Polonia no, dai musulmani. In Russia da chi è rappresentato invece il terrore? Dall'Occidente, che sta per invadere la Russia. Potremmo fare 100.000 esempi. Se andiamo in Iran, l'Iran sta per essere annientato da Israele. Israele invece sta per essere annientato dall'Iran. Se entriamo nel mondo musulmano, è pieno di queste visioni, tra sciiti e sunniti, all'interno del mondo musulmano sunnita. Perché la guerra in Libia non finisce, eppure sono tutti musulmani? Perché in Tripolitania il governo ha una visione islamistica, nel senso che accetta che l'Islam politico possa andare al potere. E quindi è la stessa visione di Erdogan in Turchia. Ecco perché Erdogan è alleato con la Tripolitania in Libia. In Cirenaica invece c'è la visione opposta. L'Egitto, che è un paese musulmano, e che ovviamente è basato in buona parte sulla legge musulmana, sulla sharia, però ha il terrore
dell'Islam politico. Il principale nemico dell'Egitto e di molti altri stati arabi è l'Islam politico, e quindi l'Egitto appoggia la Cirenaica in Libia per evitare che al potere possano andare i musulmani, cioè i partiti islamici, di ispirazione islamica. Sono contrasti molto forti, molto duri, che spiegano tante dinamiche che stanno avvenendo nel Medio Oriente. Oppure andiamo alla Cina, la narrazione cinese qual è? Beh, oggi la narrazione cinese che si contrappone agli Stati Uniti è quella di una necessità di crescere fortemente, lo sta facendo la Cina, su base esclusivamente economica, visto che la Cina è la potenza emergente e gli Stati Uniti sono la potenza dominante. Gli Stati Uniti sono presenti in tutto il mondo. I militari americani distribuiti nel mondo fuori dagli Stati Uniti sono 200.000. Gli stati che ospitano basi militari americane con più di 1.000 soldati sono 80. Ma si sta affermando una nuova visione, una nuova strategia del Pentagono, che è quella di distribuire basi molto piccole, dei nuclei che possono essere rafforzati e incrementati rapidamente un po' in tutto il mondo. Gli americani, anche con Trump, non sono isolazionisti, assolutamente, sono unilateralisti, disconoscono le istituzioni internazionali, ma sono fortemente presenti nel mondo, militarmente. La Cina non può permetterselo, perché soccombe ancora oggi di fronte alla potenza militare americana. Infatti il tentativo della potenza emergente, cioè della Cina, di crescere avviene su basi, al momento, prettamente economiche. La penetrazione della Cina in Asia, in Africa, in America Latina, ma anche in Europa, è fortissima, attraverso la nuova via della seta, investimenti enormi, acquisto di infrastrutture, di porti, di strade, di autostrade, di aeroporti. In Africa sta costruendo la Cina, ma anche in Europa sta facendo acquisti enormi. Quindi la Cina, per ambire a diventare la prima potenza mondiale, ha scelto la strategia della penetrazione economica. Non può competere con gli Stati Uniti sul piano militare. Però nei suoi mari, nel Mar Cinese Meridionale, la Cina è molto attenta ad evitare che ci sia una forte presenza americana. Ci sono scaramucce per il momento verbali continue. Quelle acque del Mar Cinese Meridionale sono contese perché per la Cina il mare ha significato nel passato la via di invasione dall'esterno. E oggi la Cina, per ambire a diventare una potenza anche militare, deve innanzitutto difendere i suoi 13.000 chilometri di costa. E quindi in Cina c'è una propaganda nazionalistica fortissima contro i tentativi del mondo esterno di impedirle la crescita, di impedirle di diventare una grande potenza, di avere aspirazioni di potenza mondiale. E come si traduce questo in Cina? Attraverso una compattezza fortissima nazionalistica. La Cina non ha assolutamente aderito al concetto democratico di cittadinanza. In Cina c'è il popolo cinese, che si deve muovere come una cosa sola. Il dissenso, Hong Kong, sono fenomeni assolutamente limitati. Quindi la Cina ambisce a diventare la grande potenza, affermando i suoi valori e principi, non perché debbano essere esportati, ma perché sono lo strumento interno, legati tra l'altro alle tradizioni dell'autoritarismo confuciano, sono lo strumento interno per consolidare il regime e muoversi all'esterno come una forza compatta, indistruttibile, che al momento ha degli obiettivi esclusivamente economici, perché il ruolo militare nel mondo è ancora lasciato agli Stati Uniti. Allora, che scenari emergono oggi? Che scenari internazionali emergono? È evidente che siamo in un contesto completamente diverso dallo schematismo bipolare della guerra fredda. Democrazia da una parte, occidentale, comunismo dall'altra. Siamo in un contesto completamente diverso anche dalla fase successiva, in cui sembrava che la democrazia fosse vincente. Oggi siamo in un contesto in cui la democrazia traballa,
non nel resto del mondo dove non c'è mai stata, ma nello stesso Occidente dove la democrazia è nata e traballa spesso non per attacchi esterni, ma perché viene meno il consenso interno alla democrazia nei paesi occidentali. Perché quel patto fondativo di carattere sociale, di temperanza istituzionale, beh, insomma, viene eroso dalla crisi, dalle difficoltà, dai problemi, dalla disoccupazione, da tutto quello che oggi non va qui da noi e in questo periodo, diciamo dal 2008 in poi, non va in maniera forte, significativa, come mai si era verificato in passato. Se noi potessimo chiedere oggi alle generazioni passate, beh, cosa vi aspettate dal futuro? Beh, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale era un continuo progredire, sempre meglio. Chiediamo oggi ai giovani cosa si aspettano dal futuro. Non so quante risposte ottimistiche sentiremmo dire. Per la prima volta l'Occidente sembra non essere in grado di rispondere alle aspettative più elementari delle proprie popolazioni e quindi la democrazia ne risente fortemente. Ma in questo contesto in cui la democrazia occidentale è in crisi, emergono nuove potenze come la Cina è la grande potenza emergente, ma anche tante potenze regionali, ho parlato della Turchia, la Russia, oppure tutte le realtà regionali che ci sono in Medio Oriente, tutto questo fa sì che oggi il mondo sia soprattutto fatto di scenari geopolitici assolutamente caotici e difficilmente decifrabili. Guardiamo anche al sistema delle alleanze. La Turchia è perfetta perché viene ad esempio per ogni situazione. La Turchia è un membro della NATO, eppure minaccia Cipro e la Grecia attraverso le esplorazioni petrolifere lungo le coste di Cipro, e cioè realtà che aderiscono alla NATO e che dovrebbero stare dalla stessa parte della Turchia. Ma anche in Siria, da che parte stava la Turchia? Sì, prima stava dalla parte dello Stato Islamico, poi l'ha mollato e ha combattuto la guerra contro i curdi, ha stretto alleanze con l'Iran, adesso in Azerbaigian invece è contro l'Iran. Sembrava arrivare ad uno scontro armato con la Russia, ce lo ricordiamo, e poi invece è arrivata a patti e a intese solide con la Russia, al punto che la Turchia sta acquistando anche sistemi di difesa missilistica da Putin, e mandando su tutte le furie gli americani, perché la Turchia è un membro della NATO, è un paese anche che aspira ad entrare nell'Unione Europea. Il processo di ingresso è in corso, anche se ovviamente è lontanissima la prospettiva dell'ingresso della Turchia. Da che parte sta la Turchia? Impossibile dirlo. Dipende dai giorni, dipende dai contesti, dipende da quello che succede. Ma guardiamo anche quello che succede dentro l'Unione Europea. Dentro l'Unione Europea abbiamo dei paesi, il gruppo di Visegrad, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, che oggi, in questi giorni, di fronte alla pandemia che esplode e quindi alla necessità di impiegare i fondi che ha stanziato l'Europa, per cercare di intervenire nelle situazioni economiche più disastrate, minacciano di porre il veto se non verranno tolti i riferimenti allo Stato di diritto, perché i paesi del Nord Europa, non tanto qui per amore della democrazia probabilmente, ma perché sono un po' resti all'impiego di questi fondi, hanno detto, parlo di Danimarca, Olanda, Svezia, Austria, Finlandia, i cosiddetti frugali, hanno detto ormai il recovery fund è stato approvato nel Consiglio europeo, adesso però deve essere approvato anche dal Parlamento, e quando si arriverà alla conclusione della fase negoziale tra Parlamento e Consiglio europeo, poi i singoli parlamenti di tutti i 27 paesi membri dell'Unione europea dovranno approvarlo. I paesi del nord Europa hanno detto i nostri parlamenti non approveranno mai questo piano se i fondi andranno anche al gruppo di paesi di Visegrad, cioè i paesi che hanno rinnegato la democrazia. E quindi sul piano dei principi hanno perfettamente ragione, peccato che la posizione sia un po' strumentale. E ora il gruppo di Visegrad minaccia di porre il veto alla realizzazione del recovery fund, di questo piano di rilancio, se non verranno tolti i riferimenti alla democrazia.
Anche all'interno dell'Unione Europea c'è una situazione molto caotica, non si capisce bene dove si stia andando. Perché? Perché all'interno dei 27 Paesi membri, le aspettative, le esigenze, le prospettive sono molto diverse. Non è più l'Unione Europea compatta prima degli allargamenti successivi al crollo del muro di Berlino. Prima l'Europa, certo, non aveva raggiunto questo livello di avanzamento, però l'Europa era qualcosa sicuramente di più compatto. Oggi invece, insomma, rischia una disgregazione dall'interno più che dall'esterno. E se non riuscirà a far fronte alla crisi pandemica, che colpisce soprattutto certi paesi, l'Europa si gioca probabilmente il proprio futuro. Perché? Perché in questi paesi colpiti dalla pandemia potrebbe venire meno quel patto sociale tra libertà e democrazia, e quindi potrebbe insorgere un attacco alla democrazia e quindi di conseguenza anche all'Unione Europea. L'Unione Europea sta rischiando tantissimo. C'è già stata la Brexit, il Regno Unito è già uscito, Trump, bisogna vedere se vincerà le elezioni, ma certamente punta a rapporti bilaterali con i singoli paesi europei più che con tutta l'Unione Europea. Ecco quindi che questa dinamica caotica internazionale di realtà frastagliate e contrapposte si vede ormai in ogni contesto. In ogni contesto internazionale siamo passati dall'ordine bipolare all'ordine liberal-democratico della vittoria della democrazia al caos generale di oggi, in cui è anche difficile distinguere alleati, nemici, schieramenti da una parte e dall'altra. C'è, diciamo, una scena geopolitica internazionale in continua ricomposizione, fatta di continui rimescolamenti in cui i singoli eventi possono cambiare le cose in un senso o nell'altro. Nelle elezioni americane tra 10 giorni avremo una risposta, vincerà Biden o vincerà Trump. Non è esattamente la stessa cosa, anche se su certi elementi la politica degli Stati Uniti probabilmente rimarrà inalterata. Ma sono tante le sfide, tante le domande, già prima della pandemia, già prima del coronavirus. E per una legge universale, in base alla quale piove sempre sul bagnato, cosa succede? Che in un mondo che è diventato così caotico e privo di punti di riferimento stabili in termini di valori, in termini di alleanze, in termini di istituzioni, questo mondo ora sta affrontando anche la pandemia. La pandemia che si inserisce perfettamente in questo contesto, sembra quasi essere stata richiamata, perché non è avvenuta questa pandemia negli anni della guerra fredda, nemmeno negli anni della fine del XX secolo, no, è intervenuta in un contesto mondiale già profondamente caotico, in velocissima evoluzione e cambiamento. Ecco perché il coronavirus è un elemento molto importante per capire in quale direzione andrà la storia. Non tanto perché la biologia o il virus in quanto tale abbia un'incidenza diretta, ma indiretta assolutamente sì. Se non si troveranno gli strumenti per intervenire in varie situazioni, noi abbiamo qui l'ottica e la prospettiva europea, potremmo ragionare innanzitutto in termini appunto europei, qui da noi ci sono delle sfide imponenti, enormi da affrontare, che la pandemia ha aggravato in maniera esponenziale. La crisi economica si sente e si sentirà sempre di più. I singoli paesi europei da soli non potranno andare da nessuna parte, è evidente. Quindi l'Europa è chiamata ad una responsabilità enorme, ma questa è l'Europa più divisa che ci sia mai stata. Certo, la pandemia potrebbe essere l'occasione per una svolta, come sembrava essere stato anche il Recovery Fund. Ma non è una svolta già avvenuta. Ripeto, questo piano dovrà essere ratificato dai 27 parlamenti dei paesi membri e senza unanimità ci sarebbero dei problemi consistenti. Poi è ovvio che se è Cipro a dire di no è una cosa, ma se fossero paesi di peso maggiore il problema ovviamente crescerebbe parecchio. E in un contesto in cui siamo circondati da crisi belliche, il Medio Oriente, Libia, Siria, Iran,
Turchia destabilizzante, flussi migratori che non vengono controllati. La Turchia sta detenendo più di 3 milioni di immigrati sul proprio territorio, in cambio dei quali ha ottenuto finora 6 miliardi di euro dall'Unione Europea. Se la Turchia aprisse il rubinetto, lasciando partire anche solo una parte di questi 3 milioni di profughi presenti sul suo territorio, oltre 3 milioni, per l'Europa sarebbe devastante, ha un potere ricattatorio enorme la Turchia, enorme, soltanto sul piano dei flussi migratori. E quindi ci troviamo a giocare di sponda situazione per situazione, a vedere cosa può succedere. Beh, in quel caso, in quella situazione, in quell'ottica, ma per l'Europa oggi invece è necessario un salto qualitativo enorme. Le manovre di piccolo cabotaggio non porteranno a nulla. O l'Europa fa un salto di qualità oggi, oppure forse sarà destinata a sfaldarsi. Più semplice ovviamente il gioco della Cina, che è un paese compatto, unito con i suoi problemi, ma che per il suo sistema, che è stato creato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha le forze e le risorse per rispondere tecnicamente meglio ai problemi di oggi. Con l'internamento, le deportazioni, la Cina ha risolto il problema del coronavirus oggi, con un'organizzazione sociale che qui da noi è impensabile. Altro che problema dei DPCM di Xi Jinping. Nessuno in Cina può permettersi di dire: beh, Xi Jinping ha emanato un DPCM che non, cioè, non riesce a finire la frase, quello non esiste più. E quindi la Cina si muove come una cosa sola. E quindi di fronte a problemi tecnici, emergenziali, economici di questo tipo, è chiaro che ha strumenti maggiori, molto più forti delle democrazie, che devono consultare, devono sentire, devono dialogare, devono muoversi lentamente, ma è questa inevitabilmente una parte fondamentale della natura della democrazia. Ecco perché oggi la democrazia, che già era in difficoltà, rischia di perdere la sfida con queste nuove grandi emergenze. Per la democrazia l'ultima cosa che ci voleva era il coronavirus, proprio l'ultima, perché già partiva da una situazione difficile, invece oggi deve affrontare anche questa ulteriore gravissima emergenza. E non scalfisce la Cina, anche se il coronavirus è partito da lì, ma la Cina si è ripresa. Quando c'è sentore di qualche nuovo positivo, isolano completamente 10 milioni di persone, è successo anche un mese fa, tamponi a raffica nel giro di una settimana a tutta la popolazione, nessuno può uscire. Confinamenti obbligatori, esercito sulle strade, se provi ad uscire, insomma, puoi fare anche una brutta fine. Con questi metodi la Cina ha affrontato il coronavirus molto meglio delle democrazie, indubbiamente. Certo, noi in Europa e tutti, diciamo, i cittadini che credono nel valore, nella forza della democrazia, nei suoi principi, oggi sono posti di fronte a una sfida epocale, che non è soltanto la sfida delle istituzioni. Cosa farà Trump? I repubblicani democratici negli Stati Uniti torneranno a rispettarsi? Cosa farà l'Unione Europea? Cosa faranno i singoli governi dei paesi democratici? Ma è una domanda che richiama risposte forti anche a livello popolare, della cittadinanza, cioè dei valori dei quali ci si riconosce. È un richiamo non al potere delle armi, ma al cosiddetto soft power, al potere soffice, appunto, dei valori nei quali si crede. Nella democrazia ci crediamo ancora oppure no? Non è solo una domanda per le istituzioni, che rimangono importanti, ma a questo punto direi che è diventata soprattutto una domanda per le popolazioni, per i cittadini, che sono chiamati comunque a scelte importanti. Come è stato in Turchia, il popolo turco si è affidato a Erdogan, il popolo ungherese da 10 anni si affida a Orban, i polacchi dal 2015 a Kaczynski, i russi ormai da 30 anni, anche se Putin è arrivato dopo, ma comunque a quel sistema di potere. Sono scelte appunto fondamentali
in un contesto di svolte epocali, ma in un contesto difficilmente leggibile, difficilmente interpretabile, perché è un contesto caotico. E le rivoluzioni non si fanno più con i carri armati, bombardando il palazzo presidenziale della moneda a Santiago del Cile, dove Salvador Allende era serragliato e gli aerei di Pinochet bombardavano. Quello era evidente? No. Oggi le erosioni della democrazia e i cambiamenti avvengono lentamente e nel pieno rispetto formale di quelle che sono le regole e i meccanismi istituzionali anche democratici. Sottolineo l'aggettivo qualificativo formale, ma non sostanziale, perché la democrazia è forma, ma deve essere anche la sostanza dei valori condivisi. Se la democrazia si riduce ad essere solo forma, diventa facile preda di chi la vuole trasformare e convertire in sistemi completamente diversi. E senza che, questa è la cosa più interessante da sottolineare, senza che i cittadini se ne accorgano, perché il processo avviene lentamente, l'erosione è graduale e sempre nel pieno rispetto di quelle che sono le norme statuite e stabilite. Quindi dov'è il problema? Se io che ho preso il potere, sono stato eletto legittimamente, adesso prendo queste decisioni anche radicali con il consenso del popolo, beh, io faccio tutto democraticamente. Dov'è il vulnus? Cosa non funziona? Non funziona la sostanza, anche se le regole vengono rispettate. Quindi direi che, non so, sono le 4:15, quindi forse mi fermo. Quindi il momento che viviamo è cruciale proprio per questa ragione, perché è il momento delle risposte sostanziali e non più soltanto formali. Grazie. Grazie a professor Verde. Adesso è il momento un po' di avere immediatamente con lui anche un po' di dialogo, un po' di dibattito. Se qualcuno ha qualche domanda da fare o qualche intervento, vi pregherei molto brevi, in modo tale da poter, perché appunto abbiamo un po' 20 minuti. Ok. Va bene, per cui sono spazio un po'. Sì, i punti toccati sono tantissimi, quindi mi rendo conto. Però siamo nel caos, quindi era giusto dare questa rappresentazione caotica, se no, insomma, c'è una contraddizione in termini. No, Anna Maria, è un paragone molto, molto terra-terra, però mi sembra la sale della rana, della pentola, che la mettono dentro e la fanno bollire senza che se ne accorga, a differenza di quando si viene lanciata la parola. Cioè, io alla fine mi sono sentita così, nel senso che come dice lei, non sarebbe discutere, veniamo erosi piano piano nelle nostre facoltà, cosa possiamo fare? Perché alla fine che non ce ne accorgiamo. Certo. Cioè quando ce ne accorgiamo cambi. Certo. E allora la risposta è una parola, consapevolezza, ma non solo razionale, anche emotivo, sentimentale, perché quando la pancia è in contrasto con la testa, in genere vince la pancia. Quindi va controllata quella, direi. Consapevolezza, emotivo, sentimentale, oltre che razionale. Altra risposta, anche perché noi non possiamo incidere sulle decisioni dei potenti, non possiamo farci nulla, possiamo lavorare su noi stessi, sul nostro grado di consapevolezza. E dopo un collegamento sul concetto di temperanza. Sì. Che mi ha fatto tornare il catechismo, insomma. Ah, ecco, no, dava un altro senso. Perché, no, sì. però credo che anche nel quotidiano ci manchi la temperanza. Sì, certo. Certo. Per cui è portata ai livelli poi di dirigere, di chi comanda, poi si incrementa, certo. Però anche nel... E, tra l'altro, una parola non che ho inventato io oggi, ma che viene usata nel costituzionalismo americano, cioè nella dottrina americana, per spiegare il concetto di democrazia, si fa proprio riferimento a questo concetto. Quindi non ho fatto altro che ripetere una parola e un concetto che è fortemente presente e usato negli Stati Uniti nella dottrina politica democratica. Prego, prego. Il nome, Fabio. Uscita dalla scena politica di Angela Merkel,
è un ulteriore fattore negativo, e se c'è ancora il cosiddetto asse franco-tedesco? Sì, l'asse franco-tedesco c'è ancora, infatti il Recovery Fund è nato grazie all'asse franco-tedesco, altrimenti non sarebbe mai partito. E qui adesso entriamo nelle valutazioni personali, però sicuramente Angela Merkel, pur sempre facendo gli interessi tedeschi, perché i tedeschi sono bravissimi a fare i loro interessi, però io penso che sia una europeista convinta, cioè convinta che la Germania può prosperare solo in Europa. E quando non c'era l'Europa, la Germania ha sempre fatto delle fini molto molto brutte, non solo perché ha perso la guerra, ma anche per quello che c'è stato prima della guerra. Quindi la Germania ha bisogno dell'Europa, assolutamente. Di questo penso che anche la Merkel sia pienamente convinta. E quindi è una vera europeista convinta, pur facendo sempre gli interessi ovviamente tedeschi, perché è chiaro, qui gli interessi di parte esistono sempre. Buonasera. Buonasera. Il venir meno della tolleranza istituzionale, vista in una dimensione geopolitica più ridotta per cui guardate l'Italia, si può affermare che anche questa regione faccia parte del sistema politico italiano attuale, o è un'esagerazione vedere questi ambiti paragonando le iniziative di successo in paesi? È un'esagerazione se la confrontiamo con quello che è già avvenuto in altri paesi, dove queste cose sono realtà. È un'esagerazione anche rispetto agli Stati Uniti. Non ce ne accorgiamo perché tutto viene buttato in folklore, ma negli Stati Uniti sta avvenendo qualcosa di grave. Quando un presidente in carica dice riconoscerò una sola vittoria alle presidenziali, quella di me stesso, questa è una frase stupefacente negli Stati Uniti. Quando dice alle bande paramilitari per il momento state buoni ma vediamo come va a finire, sono affermazioni gravissime. Quindi in Italia siamo molto lontani da quel livello. Certo che il clima di intemperanza, diciamo, istituzionale si avverte anche in Italia, cioè il rischio di un'erosione lenta, graduale, ma sostanziale della democrazia, io penso che sia presente oggi in tutti i paesi democratici occidentali, in forme diverse. Prego. Prego. Prego Marco, stavo pensando riguardo ai dati della Cina. Io ritengo che sia assolutamente vero il comportamento molto più autoritario del governo cinese nel contenimento della pandemia. Però siamo sicuri che, io non so perché, non riesco a trovare dati, ho cercato molto su diversi siti, che quei dati siano veri oppure siano fatti fittizi. Io, insomma, anche personalmente, insomma, ho contatti anche con persone che ci sono, che io direi che sono assolutamente veri, ma è anche facile, cioè, al di là del fatto che in Cina magari possono essere nascosti dei casi di positività, però il sistema sta rispondendo bene, non c'è il caos che abbiamo in Europa. Quindi anche se molti casi vengono nascosti, può essere, questo lo sappiamo, sta di fatto che è stato messo in piedi un meccanismo di contenimento della pandemia enorme, enorme. Con investimenti, con interventi anche militari, polizia, organizzazioni condominiali, si faceva la spia, è uscito questo, è uscito quello, con prelevamento forzoso della gente dalle case. Ripeto, qui da noi è impensabile, qui da noi si contesta il DPCM, cioè costituzionale oppure no, ma si va in piazza in Cina. Tutto questo è impensabile. Se a un cinese viene un dubbio su un provvedimento legislativo del governo di Xi Jinping, ecco, quel dubbio è meglio che lo tenga per sé. Altrimenti non sarà il coronavirus ma qualcos'altro a farlo fuori. E quindi la differenza è enorme tra qui e là, enorme. Prego. Gianmarco, per quanto riguarda il discorso delle nuove potenze dei paesi emergenti, sentivo parlare qualche anno fa del cosiddetto BRICS, no? E poi sì, 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 perché l'evoluzione successiva ha scompaginato anche questo. Diciamo che la Cina adesso si muove veramente da sola come grande potenza.
È un blocco unico di 1,4 miliardi di persone con risorse economiche enormi, che si sta espandendo in tutto il mondo economicamente. È ancora un nano militare, anche se è una potenza nucleare, non paragonabile agli Stati Uniti. Soprattutto la Cina non ha il controllo dei mari. Tutti i grandi stretti e passaggi commerciali del canale di Suez, Hormuz, Malacca, tutti sono controllati dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno le porte aeree, gli Stati Uniti sono militarmente presenti nel Mar Cinese Meridionale. La Cina da questo punto di vista è ancora un nano, proprio perché proprio nella flotta, nelle unità militari, navali, soccombe davanti agli Stati Uniti una partita totalmente persa. Quindi la Cina ha ampi spazi davanti di crescita, ma la Cina appunto ormai è così forte da muoversi da sola senza bisogno di sponde, e in questo contesto mondiale così caotico c'è spazio per chiunque per muoversi, soprattutto se si hanno i mezzi e le possibilità. La Cina sta lavorando tantissimo in questa direzione, sta economicamente infiltrandosi ovunque. Vedremo tra 20 anni quali saranno i risultati, tra 10 anni, però sta facendo scelte strategiche in Africa, in Europa, in America Latina, veramente in Asia, in tutto il mondo. Presta quantità enormi di soldi, quindi finanziamenti enormi, e se lo Stato non è in grado di restituirli, vorrà dire che le infrastrutture che ho costruito saranno mie, le gestisco io. Quindi controlla in Africa porti, strade, autostrade, ferrovie, anche la ferrovia ad alta velocità Belgrado-Budapest, in Europa, insomma. Adesso quegli esempi sarebbero tanto quanto gli Stati Uniti sono militarmente, capillarmente presenti. La Cina adesso sta lavorando tantissimo per un'equivalente e capillare diffusione economica e sta procedendo veramente a sprombattuto. Prego. Prego. Avrei una domanda che riguarda anche la situazione Covid. Prima parlava di disgregazione dell'Europa. Se possibile, insomma. Ho avuto modo di trascorrere, per esempio, 6 mesi in Austria, nel momento in cui ha scoppiato la pandemia in Italia. Sono stati presi provvedimenti completamente diversi. Quindi ti riferisci a marzo? A marzo del... Sì. Allora, la mia domanda è, dal momento in cui l'Austria, parte dell'Unione Europea, si è comportata in maniera completamente diversa, quando aveva tutte le informazioni anche da parte dell'Italia di dire sarebbe meglio, non so, un lockdown generale anche per quanto riguarda la nostra, eccetera, eccetera, non l'ha fatto. Allora, se già nel momento in cui ci troviamo in una situazione di allarmismo, allora l'Europa non si mette insieme, come potremmo fare in futuro? Cioè, io non vedo altro che una disgregazione futura, se già in queste cose vengono non riusciamo a farci. Infatti questo è il rischio, e anche nella risposta alla pandemia oggi si parla di necessaria azione o di necessarie azioni coordinate tra i paesi europei. Diciamo che l'Europa ha avuto una reazione, uno scatto di reni fortissimo con il piano di rilancio, cioè il cosiddetto recovery fund volgarmente, no? Perché per la prima volta vengono comunitarizzati dei debiti comuni, di debiti per il futuro, comunitarizzati vuol dire comuni a tutti i paesi membri. Questo già avveniva in passato, ma per entità molto più piccole. Adesso invece si parla di 750 miliardi che verranno ottenuti piazzando sui mercati internazionali dei titoli pubblici europei garantiti dal bilancio pubblico europeo. Poi questi 750 miliardi serviranno per essere distribuiti o come trasferimenti a fondo perduto, cioè sussidi, o come prestiti a tutti gli altri paesi europei. Ma qual è il cambiamento di marcia? Il fatto che per la prima volta vengono emessi titoli, dovrebbero essere emessi, se ovviamente poi ci sarà l'approvazione di tutti i 27 i parlamenti nazionali, quindi insomma non è ancora detto, ma diciamo che le premesse sono queste, verranno emessi titoli pubblici europei di un importo così elevato, 750 miliardi di euro, tenendo presente che il bilancio complessivo dell'Unione Europea è di 1.000 miliardi di euro. Quindi è quasi un raddoppiamento del bilancio, però il doppio è costituito da titoli pubblici europei, e questo per i paesi, se per noi meridionali è un atto salvifico necessario che aspettavamo come la manna dal cielo,
Per i nordici, per i paesi virtuosi, per i nazionalisti del nord, questo è sacrilego, perché là le economie funzionano meglio, non ci sono debiti così espansi. In Austria l'avrai sentito sicuramente, il deficit è contenuto, gli italiani sono corrotti, mafiosi, c'è l'andrangheta, c'è la criminalità, c'è la corruzione. È chiaro che c'è uno sperpero altissimo, perché in Danimarca non è così, perché in Olanda non è così, perché in Austria non è così, nemmeno in Finlandia, in Svezia, in Germania. Quindi che imparino ad amministrare bene i loro soldi, che non chiedano soldi a noi, al contribuente del nord, che il contribuente di paesi virtuosi. È una narrazione completamente diversa dalla nostra, perché per noi è naturale sguazzare nel debito e nel deficit, per loro no. Quindi il fatto che comunque sia passata questa idea, che sia passato questo piano a livello di Consiglio europeo, e forse vedremo adesso anche nei parlamenti nazionali, è un salto di qualità enorme, anche se assolutamente insufficiente, se dovesse rimanere l'unico. È chiaro che deve essere un primo passo, ma è una rivoluzione copernicana questa, perché se anziché essere qui tutti italiani avessimo dei tedeschi, dei finlandesi, insomma, inorridiscono, dicono questi soldi, ma tu l'avrai appunto sentito in Austria, questi soldi pubblici europei finiscono all'andrangheta, alla mafia, alla criminalità, agli sperperi, alla corruzione, e questa è l'immagine dell'Italia. Ma non è solo l'immagine di chi... È un'immagine suffragata dal fatto che abbiamo un debito pubblico enorme, un deficit enorme. Negli altri paesi virtuosi del nord non è così. E tu l'avrai constatato in Austria, non è che ci sia miseria. Vivono molto bene anche al di sopra delle nostre possibilità, gestendo i conti pubblici in una maniera molto più virtuosa. Ecco perché è difficile tenere insieme l'Europa, perché se si contrappongono queste visioni nazionalistiche non se ne verrà mai, mai a capo. Come questione d'ordine, una cosa che anticipa le fasi che seguono. Abbiamo 5 minuti circa fino alle 16:30, quindi anche se magari costituisce un sacrificio, le domande adesso e avanti, se possono essere molto brevi, molto secche, e chiedendo la collaborazione del professor Verdè, simmetricamente. Certo, altrettanto secchi. Per spiegare meglio questi 5 minuti. Certo, prego. Brevissima. L'India in tutto ciò non l'ha menzionato. No, perché insomma. No, perché c'era già sufficiente caos, avremmo finito alle 6:15. Quindi insomma ho cercato di. Certo, l'India a sua volta è un paese fortemente preda del nazionalismo col governo Modi. Infatti ha problemi anche con la Cina, scontri di confine, con il Pakistan, anche se è in stretti rapporti commerciali con la Cina, molto legata agli Stati Uniti. Insomma, anche l'India gioca la sua parte, però in un contesto regionale, non mondiale come la Cina. E comunque anche l'India è accomunata a tutti gli altri paesi di cui ho parlato da un forte nazionalismo. Era un altro esempio che avrei potuto fare, ma che insomma i limiti temporali non mi hanno permesso di fare. Prego. Prego. La democrazia invece in Bielorussia, noi abbiamo detto che qua è in crisi, si può invece di raccontare che in Bielorussia non è in crisi nel momento in cui... Sarebbe bello poterlo dire. Però bisogna vedere cosa succede dopo la rivoluzione. Faccio solo un esempio. Nel mondo arabo, 2011, le primavere arabe sono tutte sfociate in cruente guerre civili o autocrazie peggiori di prima. La democrazia non è che si costruisca con una semplice rivoluzione. In genere le rivoluzioni portano ad un cambio di regime. Anche in Venezuela con Chavez c'è stata una rivoluzione di quel tipo, anche suffragata da motivi veri. La democrazia è un processo lento che avviene nel tempo, con calma, perché appunto deve portare ad una consapevolezza, deve portare a convinzioni sui valori, sui principi, al cambiamento di un intero sistema. Non è semplice. L'ultima domanda flash lampo, perché ormai siamo lampissimo. Posto. C'è? Sì. Un minuto, no, prego. Cioè, 30 secondi. Il Regno Unito può fare proseguiti qua all'interno dell'Unione Europea? O... Se la Brexit avesse successo, potrebbe anche fare proseliti. Diciamo che gli europeisti hanno interesse a sperare che la Brexit non abbia successo, cioè che gli inglesi in futuro stiano peggio di come stavano prima. Potrebbe, sì.
Allora, intanto finiamo, ma solo per ragioni ai noi legati all'organizzazione, certo, che quest'anno, ancora di solito, martella anche, vista la situazione, no, sul rispetto, naturalmente di tempi, modalità e anche di spazio. No? E qui naturalmente ringraziamo per il professor. Grazie a voi. Per la dimostrazione antissima e anche molto dettagliata di quello che ci ha offerto oggi. E naturalmente portiamo con noi tutti gli stimoli, le sollecitazioni che poi faremo e cercheremo di far buttare anche nel resto del nostro percorso. Grazie a parte della scuola naturalmente. Grazie a voi. Anche la parte dell'assemblea della sala. Grazie. Dal punto di vista adesso degli spostamenti, dobbiamo portarci nella sala qui sotto dove c'è un angolo prima per le iscrizioni con quello che è il tradizionale momento, cioè abbiamo sempre detto per chi è nuovo della scuola, un momento di carattere conviviale, con il caffè, un po' di dolce, per spezzare un momento il rito. E poi ci porteremo invece nella sala dell'aula magna, insomma, quella comunque se così non è, me la indicano le persone che collaborano con noi, con la scuola. Ecco, sarebbe opportuno uscire, diciamo, in maniera sgranata, nel senso partendo dalle prime file e poi via via allineandosi, lasciandosi nello spazio quello che ragionevolmente può fare per andare ultimo. Ovviamente graditissimo di solo qua, ma vengo da spendere. Sì, perché qua ci trovano. Facciamo un po' di buono. Sì, certo. Certo. A noi. La situazione è questa. Già ieri abbiamo rinunciato al Cerimonio Immacolare in quanto convegno. C'era un problema di aderenza anche no. Come scuola invece è un reato. Perché il pubblico, la sovrapportazione anche di punte gestite e controllate, cioè tutta la macchina organizzativa non so più. Però si è tenuto a valutare il senso prudente della stazione. Intanto farà altre lezioni. Dopo vi darà tanto, ci sarà un foglio naturalmente di valutazione della giornata naturalmente, e lì c'è una parte con anche i libri, quindi chi vorrà chiedere, sono molto contenti di fare questa proposta, una integrazione la più ampia possibile della presenza del sorpresa, quindi ce lo segnalate, noi in qualche modo riflettiamo e cerchiamo di venire incontro a questo chiaro. Abbiamo un programma che è ampio, denso, adesso i massaggi e anche lì appuntamenti. Puoi fare la segnalazione, grazie. La prossima volta, la prossima allora. È stato un piacere vederla, però ci conosciamo. Sì, che ci conosciamo. Sì, perché per domenica sono stati per anche la sorella Gianni Vittorio. Ah, certo, ma non ti potevo riconoscere con la mascherina. Certo. Scusa, come sei uscita? Sono uscita 2 anni fa, ma quindi però adesso ho avuto lei solo più. Sì, mi ricordo, quindi, certo, mi ricordo benissimo, 5-6 anni fa, giusto? Sono 3 in matematica. Tu venivi da Denaro, giusto? No, andai a Maffei, mi ricordo che sei arrivata dopo. Cioè, così sei riconoscibile. Ed eri in Austria in marzo. Sono andata in Austria, sì, fatalità, sono capitata nel periodo Covid. Sto prendo, bella esperienza. È stata fantastica, però sì, ho notato proprio questa differenza. Questi discorsi. No? Esatto. Cioè. È per quello che quando lei ha parlato di disgregazione europea, io... Certo, perché è difficile tenere insieme. Esatto, sarebbe bello, ma... Sarà difficile, è difficile, perché ci sono... aspirazioni, esigenze, mentalità, culture diverse. Poi ognuno cura un pochino il suo rettifico. È certo che per uno stupido, tu sei meglio di me, per uno austriaco parlare di debito pubblico. Sì, assolutamente. È una bestemmia, no, giusto? Terribile. Visto la bella cosa, vi inviterei a proseguire sotto per caffè. Certo. C'è lo spazio. Certo. Grazie. Anche sereno e anche meno ce l'ho stata neanche in piedi, sono stato. Grazie.